Vicenda ESAB, azienda strategica per il paese, Ficara, il governo intervenga per mettere in sicurezza l'asset produttivo. L'Italia ha responsabilmente condiviso con l'Unione europea la necessità di e sanzioni alla Russia. Con la stessa responsabilità chiedo ora con forza al Governo di intervenire per mettere in sicurezza un asset produttivo ed energetico strategico del nostro Paese che rischia di finire travolto da un paradossale effetto boomerang di quelle sanzioni, ha detto Ficara, richiamando l'attenzione dell'esecutivo. Poco dopo, continua Ficara, chiedo al Governo e in particolare a quei ministri sin qui apparsi spettatori disinteressati di una vicenda cruciale che riguarda lo sviluppo economico del nostro Paese, la comunicazione urgente di una strategia chiara con soluzioni tecniche adeguate per salvaguardare la zona industriale di Siracusa, comprese le necessarie e concrete misure che permettano di scongiurare una vera e propria emergenza sociale in un territorio che ha già pagato molto negli anni da un punto di vista ambientale e sanitario. Apparirebbe viceversa strano comprendere perché questo autorevole governo non voglia mettere in campo ogni azione possibile, per salvaguardare in tutte le sedi gli interessi produttivi, economici e occupazionali del nostro paese, queste le parole pronunciate nel corso di un intervento alla Camera del parlamentare siracusano Paolo Figara del Movimento 5 Stelle.